Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio Danielsante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui, tornati dopo tantissimo tempo con un nuovo episodio su New Star Soccer. Me l'avete chiesto veramente in tantissimi, io comunque sono contento di portarlo perché ci gioco spesso anche sul telefono per conto mio, quindi mi fa piacere portare anche 2-3 episodi magari a settimana di questo gioco. Ovviamente ragazzi però fatemi sapere che comunque l'idea di questo gioco vi piaccia, cerchiamo di raggiungere i 1000 mi piace per questo ritorno di New Star Soccer. Questa intanto è la classifica, noi siamo al secondo posto con 36 punti, a pari punti però con la Juve Stabia. Ok, mi ricordavo di peggio, partiamo dalla panchina perché siamo abbastanza stanchi. E in tanti mi avete chiesto anche di provare a rinnovare il contratto. È una cosa che mi ricordo dai vecchi video perché in tanti mi avete detto che quando comunque aumento di livello devo comunque cercare di aumentare anche il guadagno. Quindi proviamo a chiedere il rinnovo del contratto. Offerta di contratto, 3 di stipendio, uno per il bonus goal. Contratto attuale qual è? È 1-1. Ok, io non tratto, dai, diciamo che va bene così. Comunque ci hanno aiutato molto, hanno aumentato molto, anzi accettiamo. Hai firmato un nuovo contratto con il Vigor. Beh, perfetto. Giuseppe Marcello ha rinnovato il suo contratto con Vigor. Con nuovo accordo guadagnerà 3 stelle a partita. Ok, e andiamo assolutamente a giocare questa partita contro il Cosenza. Non abbiamo abbastanza energia, l'allenatore non è contento, lo so. Cercheremo di dare il massimo una volta entrati in campo. È finito il primo tempo e siamo ancora sullo 0-0 e noi entriamo al 50esimo. Prima occasione per noi. Mamma mia, non mi ricordo assolutamente niente. Il primo passaggio comunque l'abbiamo fatto. 1-0 per il Vigor, grandissimi. 2-0, ok, l'abbiamo chiusa ragazzi. Intanto qui noi possiamo avanzare. Occhio qua, ho perso la velocità col mouse, però dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso è buona, appoggiamo ragazzi, io non rischio il tiro, preferisco appoggiare per lui che sbaglia, però comunque il passaggio l'abbiamo fatto bene. Possiamo ancora andare avanti, queste non mi piacciono queste cose perché con il mouse non mi trovo. Per fortuna che sono lenti quelli. Comunque qui devo metterla in mezzo, proviamo a crossarla così. Mamma mia, che schifo, che schifo. Ho perso il possesso e lo so, otteniamo il pallone e da qua è difficile tirare. Proviamo a appoggiarla per lui, tira, ok, la parata. È finita, abbiamo vinto 2-0, noi abbiamo la sufficienza, vero? Sì, 6.4, ok. La Juve Stabia che cosa ha fatto? Ha vinto 1-0 e quindi siamo ancora lì, 39-39. Prima di andare avanti devo assolutamente prendere una lattina, sono 8, quindi io la compro, anzi ne compro 2. Una la prendiamo subito e facciamo anche un allenamento. Potremo magari migliorare la tecnica oppure la potenza, io direi la visione. Proviamo con la visione, livello numero 10. Devo beccare la sagoma. Speriamo di prenderla. Ok, perfetto. 3 stelle e miglioriamo comunque l'attributo della visione. E possiamo a questo punto andare a giocare la partita. Le scarpe sono consumate. Vuoi acquistare un paio nuovo? Sì, però guardate i costi. Cioè, per me è impossibile riuscire a prendere queste scarpe qua. Magari posso prendere queste da 40. Ma devo comunque conservarmi un po' di soldi. Adesso non ce la faccio proprio. Le posso almeno provare le scarpe. Queste qui ragazzi sono quelle lì fortissime. Mamma mia, guardate che potenza che riesco a dare rispetto a prima, ma costano veramente tantissimo. Però bam, mamma mia, le segno tutte con queste scarpe, almeno ce le fanno provare, dai, basta che dopo mi viene da piangere. Sì, che non le posso avere. E allora a questo punto direi di andare a giocare la partita contro il Foggia. Noi siamo in campo, veniamo serviti subito. Io ragazzi tendo sempre a fare gli assist invece di passarla, perché comunque è difficile andare a segnare. Magari non lo so, se siamo lì davanti alla porta magari io comunque lo tiro, però quando c'è un compagno libero tendo sempre a darla a lui per non rischiare. Ecco, veniamo serviti, vedete, cioè incrociare così è impossibile, cioè, è difficile. Io tendo sempre a passarla e poi di testa lui segna e facciamo l'assist e stiamo vincendo 1-0. Comunque forza, occasione per noi, ultima della partita perché siamo molto stanchi. Facciamo un bel passaggio, tira di testa ancora e c'è la parata questa volta del portiere. Veniamo sostituiti ma vinciamo 1-0. Ok, prendiamo un bel 7.5, l'assist ha fatto la differenza, altrimenti secondo me sarebbe stato insufficiente la partita. La Juve Stabia ha perso, signori, ha perso. E infatti anche il giornale lo dice, questa settimana la Juve Stabia ha subito uno stop da parte del Benevento, grande, grande ragazzi, che ha stupito con una performance incredibile vincendo 2-0. Cavolo, avrà fatto la differenza sicuramente. E noi siamo lì quindi con 40
42 punti in testa alla classifica. Prendiamo sempre il nostro budget e possiamo andare avanti. Direi di usare un'altra lattina e di fare un altro allenamento. Magari questa volta potremo provare con la tecnica. Ma sì, dai, siamo a 33, vediamo un po' se riusciamo a fare bene. Devo centrare i due ostacoli. Vediamo un po' con il destro. Ok, perfettamente in mezzo. E non ci resta quindi che andare a giocare la prossima partita, che sarà contro il Melfi. È una squadra che è al 19° posto, quindi in teoria sulla carta dovremmo essere abbastanza avvantaggiati. E buona per noi. Qui di testa, ragazzi, come faccio? I colpi di testa non li so fare, perché non lo so, non mi vengono bene. Invece questa volta è venuto. Stranamente, perché di solito li sbaglio i colpi di testa. Devo anche migliorare la velocità, che ho visto prima che siamo comunque abbastanza scarsi. Oh, qui devo tirare per forza, ragazzi. Qui io tiro. Allora, carichiamo il sinistro e la mettiamo dentro. Gol per noi. E andiamo. Comunque, fine primo tempo e vinciamo 1-0, 2-0. Grande, super gol, straordinario. 2-1 però. Attenzione, palla alta per noi. Colpo di testa, mannaggia, sempre. Diamole indietro piano. Ok, meno male. Poi, vediamo un po' se abbiamo un'altra azione oppure se vediamo sostituiti. Sì, siamo sostituiti. E ma finisce qui la partita. 2-1. Vinciamo, rotazione 6.7. Abbiamo fatto anche il gol. Quindi grazie al nostro contratto abbiamo anche il più 1. Quindi in totale guadagniamo ben 4 stelle. Questa è la classifica. Abbiamo visto che siamo comunque al primo posto. Infatti, anzi, 5 stelle grazie allo sponsor. È vero, abbiamo anche lo sponsor. Comunque, andiamo a giocare la prossima partita senza lattine. Quindi non faccio neanche gli allenamenti. Affronteremo la regina. Ok, partita difficile. Siamo fuori casa. Subito palla per noi. Proviamo a colpirla bene. No, dai, non sbagliamo subito queste cose. Attenzione qua, la regina che sta attaccando però. Adesso siamo noi. Forza. Devo farmi perdonare. Mamma mia, non devo sbagliare qua. Non devo sbagliare, come la colpisco? Di là, ok, di testa, palla fuori. Mamma mia, sto sbagliando tutto in sta partita, tutto. Appoggiamo, ok, arrivaci di testa, almeno ho fatto il passaggio, ma è inutile, è inutile. È andata male sta partita, almeno che non segno. 1-0, almeno voi. Devo segnare 1-1, dai, usiamo i tre cuori, così andiamo più forti. Forza, palla alta per noi ancora, ragazzi, se lo sbaglio ancora, mamma mia. Dai, di testa, ho colpito malissimo, ma no. Vediamo sostituiti, non ha giocato bene, ho giocato una schifezza, non è che non ho giocato bene. Mamma mia, non voglio guardare il voto, non voglio guardare, andiamo avanti, basta, andiamo avanti, non voglio guardare. Non l'ho visto, ragazzi, ho paura a vederlo. La Juve Stabia ha vinto e quindi siamo 45-45. Accidenti. Non ci resta comunque che andare a fare la prossima partita. E l'energia è a metà. Però, ragazzi, io non compro le lattine perché vorrei comunque aspettare per prendermi le scarpe, perché sono fondamentali le scarpe, ragazzi. Ti aiutano troppo. Dribbling in velocità. Forza, dobbiamo farci perdonare perché la sconfitta di prima è anche colpa nostra. Allora, tu sei in fuorigioco, vero? Mi sa proprio di sì. Allora facciamo così a giro. Forza. Ok, prendila. No, non va assolutamente bene così. Fine primo tempo. 1-0. Ha segnato il Martina qua. Colpo di testa per noi. Ma perché sempre di colpi di testa che non li so fare? Mi state facendo sbagliare tutto. Dai, palla fuori. Siamo sostituiti. Ancora un'altra partita bruttissima. Mamma mia. Così non va assolutamente bene, ragazzi. Io prendo assolutamente la lattina. La prendo tutta. Siamo a 100%. Andiamo a giocare questa partita. Uno dei veterani del club ti ha offerto un paio di... assolutamente. Grazie. Grazie, grazie. Quelle fortissime. Da 500, giusto? Mamma mia, sei un grande. Ma sei un grande, sei. Adesso basta, Adesso qui si iniziano a fare i gol, Basta, attacco. Ci mettiamo in attacco. Voglio segnare. E basta. Pallonetto per noi. Sempre di testa. Ma cioè, è un vizio proprio. Appoggiamo indietro perché non segnerò mai. Comunque da qui neanche il nostro amico ha segnato. Però almeno abbiamo fatto il passaggio ancora di testa. Ma stai scherzando? Ho preso le scarpe nuove e mi fai tirare solo di testa adesso. Comunque, altro passaggio fatto bene. Poi punizione. Nelle braccia del portiere. Segna la lupa qua. Proviamo a metterla dentro. Forza, arrivateci. Mamma mia, è proprio il piede storto. Assist. E andiamo. Poi passaggio per noi. Come faccio da qua a servire a lui? Devo tirare per forza. Dai, carichiamo con il destro. Palla fuori. È finito il primo tempo. 1-1. Palla ancora per noi. Appoggiamo questa volta. Forza. E con il sinistro sbaglia. Però almeno facciamo il passaggio noi. Poi la palla è alta ancora per noi. Centesimo colpo di testa di questo episodio proprio. Dai, facciamolo bene. Sì, e
poi la mettiamo dentro. Anzi, la mette dentro, ma facciamo l'assist. Ancora colpo di testa. No, vabbè, ragazzi, mi state prendendo in giro. Mi state prendendo in giro. Comunque l'abbiamo fatto bene questa volta. Arriviamo noi. Ok, io tiro. Vorrei provare a segnare. Dai, con il destro. Niente, la parata. È ancora buona comunque. Veniamo serviti. Forza, devo segnare. Devo segnare. Dai, ok. La mettiamo dentro. Ritorniamo al gol. Devo farmi perdonare con una bellissima prestazione. E finisce qui. 3-1. Valutazione 10. Ci siamo fatti perdonare, ragazzi. Meglio di così non potevamo fare. Un gol e due assist per noi. Anche l'intervista. Allora, memorizziamo la sequenza verde. 1, 2, 3, 4. Ok, facile. Finché sono così, sono tutte quante facili. La Juve Stabia, che cosa ha fatto? Ha pareggiato e quindi siamo... Ma come? No, c'è il Lecce, accidenti, che ha superato tutti. Comunque noi siamo ancora sotto la Juve Stabia. Accidenti. Comunque siamo l'uomo partita, con un controllo di palla sorprendente e l'abilità di dileguarsi davanti ai difensori. Giuseppe Marcello ha provato di essere un dribbatore astuto. Comunque, visto che abbiamo la nazionale, noi siamo stati convocati, io direi di usare questo periodo per fare un allenamento. Guardate qui ragazzi la differenza delle scarpe. Le scarpe fanno la differenza veramente. Abbiamo praticamente il doppio della tecnica, più del doppio della potenza e metà barra della velocità. Veramente qua bisogna fare qualcosa per le scarpe, perché sono fondamentali per noi. Comunque usiamo l'allenamento per la visione, visto che è l'unico attributo che comunque non è stato migliorato dalle scarpette. Cerchiamo di prenderla bene. Ok, perfetto. E andiamo a questo punto avanti. Non siamo convocati. Non ti ha scelto per questa partita. Va bene, lo sappiamo già. Andiamo avanti. Pareggiamo 1-1 con la Turchia. E questo è il girone. Siamo lì a pari punti, al primo posto con la Turchia. Prossima partita. I tuoi sponsor vogliono che tu appaia in un evento di una multinazionale. Migliorerà il tuo rapporto con loro e aumenterà la tua fama. Ma ti costerà il 25% di energia. Accetto. Ok, e andiamo a giocare, ragazzi, l'ultima partita di questo video. Inizio dalla panchina e l'allenatore non è contento. Ok, non fa niente, ragazzi, ma perché comunque voglio conservarmi i soldi per le scarpe, perché purtroppo quelle durano solo 5 partite. Comunque 2-1, una partita incredibile stanno giocando questi. Subito tanti gol dopo pochi minuti. Noi come sempre dovremmo entrare giusto al 58esimo, un po' più tardi rispetto a prima. Comunque guardate che velocità con le scarpe, incredibile. Le scarpe fanno la differenza. Allora, proviamo subito. E no, questa volta l'ho sbagliata, mannaggia. Non me l'aspettavo quel pallone così veloce. Otteniamo il pallone. Proviamo a darla a lui, un po' a giro così. Ok, e con il destro sbaglia. Però almeno abbiamo fatto il passaggio. Possiamo andare ancora noi in velocità. Forza. Ok, troppo facile per noi queste. E lo appoggiamo questa volta per lui. E con il destro la mette dentro. Facciamo anche l'assist. Bene. Devo assolutamente trovare un contratto. Intanto altro colpo di testa. Perché, mannaggia, perché? Vediamo un po' se riusciamo a colpire. Ok, sì, ragazzi, gol con colpo di testa. Non succederà mai più nella vita. Andiamo avanti. 10 di valutazione. Da quando le scarpe, ragazzi, stiamo giocando veramente benissimo. Comunque, gol e A da qui non ci interessa. Ritorniamo al primo posto a pari punti con il Lecce. Bene. Non siamo convocati in nazionale, quindi andiamo avanti. Così ci riposiamo un po'. Non ci interessa. Qui vinciamo 5-0 contro l'Israele, penso. E siamo al primo posto, questa volta da soli, non più con la Turchia. Quindi, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete in un prossimo episodio, magari già da 2-3 giorni, forse, non lo so. Adesso dipende da voi. Se questo episodio va bene, magari lo posso portare anche dopodomani. Se invece comunque va male, lo porterò una volta a settimana. Come sempre, raggiungiamo i 1000 like per supportare appunto questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!